Siamo pronti in diretta, buonasera, benvenuti amici di Televomero, amici di Tribuna Sport Night, il solito classico appuntamento ormai abituale con Tribuna Sport Night qui a Televomero. Grazie davvero a tutti, so che ci state seguendo in tanti, ormai la trasmissione ha trovato la sua collocazione, poi oltretutto c'è tanto da parlare perché il Napoli gioca domenica con la Roma, ha vinto a Milano, rilancia completamente per quanto riguarda la sfida del quarto posto Champions League, ma sarà solo quarto, attenzione al Milan che scende in campo proprio in questo momento con il Manchester United. La Roma, proprio la Roma passa il turno, arriva nei quarti di finale di Europa League andando a vincere anche in Ucraina 2-1, doppietta di Borja Mayoral. Di questo e di altro parleremo con i nostri amici in studio. Indovinate chi è tornato? Indovinate chi è tornato? L'attore Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano. Buonasera, ben buonasera arrivato, a tutti. Ben arrivato Fabiano, titolarissimo invece qui con noi a Tribuna Sport Night. Fabio Mandarini, firma buonasera, del Corriere dello Sport. Gianluca, ciao Fabio. A tutti. Immediatamente ricordo quelli che sono i contatti per intervenire in diretta. C'è il telefono, lo 081 630 630, ma sapete che non so a memoria ormai dopo tre anni il numero di WhatsApp, che è il 351 533 8969. Allora, vogliamo cominciare a parlare immediatamente di quello che è accaduto, te lo aspettavi Fabiano, il successo con Milan, l'avevamo detto, era un'occasione irripetibile, sì. Irripetibile quella là con il Milan, e potrebbe essere irripetibile anche la situazione con la Roma sta in Ucraina, ha vinto, per carità, ha già fatto un moderato turnover, giocherà domenica sera senza Veretout, senza Mkhitaryan, vedremo che cosa è successo ai Bagnets che è uscito per un colpo alla testa, Fabiano. Me l'aspettavo, ce l'aspettavamo con il rientro dei giocatori che tanto stavamo cercando, quindi di Mertens con rientro a pieno, di Koulibaly, di Demme. La squadra ha riniziato a girare, ha riniziato a giocare come può fare, quindi sta dando anche continuità, perciò un bel momento, dai, un buon periodo. Ricordo ai nostri amici, Gianluca, non è iniziato la trasmissione dicendo è successo di tutto, sì, è vero, in effetti è successo di tutto, soprattutto per quanto riguarda quello che è accaduto nel post gara con il Milan, ricordiamo che ha fatto Donnarumma, ricordiamo quello che è successo al VAR con Mazzoleni, Pasqua che ha preso una decisione coraggiosa, insomma, però voglio dire, adesso il Napoli ha avuto un altro vantaggio, Fabio, cioè il vantaggio, così come l'aveva avuto con il Milan, dopo il rinvio della partita, e noi avevamo parlato, noi parlavamo del trittico la settimana scorsa, però c'è stata finalmente la giustizia della Lega che ha concesso sull'accordo delle parti Juve-Napoli di rinviare la partita al 7 aprile, che il Napoli ha fatto le due settimane, ne ha fatta un'altra adesso di settimana. Starà meglio Mertens, starà meglio Osimhen, starà meglio Manolas. Come sta Manolas? Bene, bene. Ma può partire titolare? Secondo me sì, anche perché lui poi ci tiene sempre particolarmente a giocare questa partita. L'anno scorso, non dimenticare, lui aveva preso un colpo alle costole, sì. Anzi aveva una costola incrinata, forse addirittura due, non ricordo bene, e fece un po' di stop, poi interruppe lo stop, giocò con la Roma e poi ritornò, diciamo, a curarsi dalla partita successiva, quindi credo che proverà quantomeno a fare la stessa cosa, ed è in grande crescita Osimhen, che è un nome che prima Fabiano, tra quelli tutti giusti, corretti, esatti, che ha fatto per questa volata finale, diciamo non aveva citato. Osimhen sta molto meglio, mi dicono. Cosa vuoi dire? Che parte anche Osimhen titolare oltre a Manolas? Secondo me questa volta è più probabile rispetto a San Siro. Anche se, però sai, la Roma, giustamente tu dicevi, ha giocato lì, poi... mancano Veretout, Mkhitaryan, in difesa lascia sempre un po' a desiderare, a centrocampo molti spazi. Secondo me questa può essere una partita che ti può spaccare dall'inizio, uno che va negli spazi e che soprattutto sei in condizione, come sembra che sia adesso. Il calciatore, in attesa che arriva il nostro primo ospite graditissimo, un'altra presenza abituale di Tribuna Sport Night, vado dal calciatore Fabiano Santacroce e gli chiedo: se tu vinci con il Milan e gioca Mertens all'inizio e poi entra Osimhen, se vinci con il Bologna, gioca Mertens all'inizio e poi entra Osimhen,
Tu che fai, allenatore Gattuso, con la partita con la Roma? Metti Mertens dall'inizio e poi fai entrare Osimhen. No, ma a parte che Mertens è fondamentale per il gioco, soprattutto per il lavoro sporco che fa, che ne fa tantissimo. Ancora non lo stiamo vedendo ritrovato davanti per il lavoro quello pulito, però quello sporco lo sta facendo, sta correndo comunque. Ah, e anche Lozano sarà convocato. Però giocherà Politano. Su questo, Politano, 8 gol veramente clamoroso. Fatemi salutare, comincio nella fammi dire che se non lo convocano in nazionale, in Messico stai parlando? No, Politano, scusami, stavamo parlando di Politano. Se non convocano Politano in nazionale, con tutto il rispetto nei confronti di Grifo, per carità, però onestamente questo Politano in questo momento meriterebbe di stare nella nazionale italiana. Sì, si riposano, però per noi è meglio. Devo dire la verità, insomma, non sono decisivi. Anche perché Lozano era in Messico, Koulibaly in Senegal, Osimhen in Nigeria, cioè è da valutare anche. È ricominciato il giro delle nazionali. Purtroppo su anche Fabian Ruiz con la sua Spagna. Voglio cominciare a salutare un po' di amici in attesa del collegamento quando è pronto. Saluto gli amici del gruppo Ricotta Napoletana che ci segue tantissimo, sia con Nicola Manna che con l'avvocato Sandro, sono sempre al nostro fianco. Saluto anche Antonio da Casaluce. Sarà strano, ma se il mio Napoli va in Champions League, sono sicuro che quando Gattuso andrà via mi verrà da piangere, perché lui è un grande uomo oltre ad essere un grande allenatore. Antonio da Casaluce. Ciao Gianluca, ci scrivono i nostri amici, come mai da settimane il segnale a Capodimonte arriva disturbato? Antonio da Capodimonte, io questo immediatamente giro a Giulio Tammaro in regia, ma ci saluta, ci fa i complimenti anche se non benissimo, ci continua a seguire. Non so a voi, ma a me rode tanto il fatto che per qualche adepto pseudo addetto ai lavori si deve far passare il nostro ambiente ostile a Gattuso. Gino da San Giorgio, sfatiamo questa situazione. C'è stato un momento, no? Mi rivolgo a Fabiano e poi all'addetto ai lavori. C'è stato un momento in cui il post Verona, no, è stato davvero clamoroso, Gattuso, anche la sua risposta poi con il Parma, eccetera. Ma mi pare che in questo momento di nuovo l'attenzione, al di là di quello che accadrà a fine stagione, l'attenzione si sia di nuovo rispostata sul campo, certo, e su quelli che sono gli obiettivi. Assolutamente, assolutamente sì. No, ci sono state quelle 3-4 partite di fila che per Gattuso sono state molto pesanti. A mio avviso la colpa non era completamente sua, di alibi ne aveva e tanti anche, però sì, l'hanno un po' massacrato. Andrea Agostinelli, ben arrivato, amico mio, carissimo mister. Torniamo a parlare di calcio. L'avevamo detto che quella con il Milan era l'occasione giusta e adesso ti voglio, se replichi anche la situazione con la Roma. Come stai, mister? Benvenuto. Bene, bene. Io vi sento poco, se potete. Sì, anche io non ti sento proprio per niente perché l'audio in studio non c'è. Però io tra poco mi risistemo la situazione. Però ti sento. Anche io ti sento benissimo. Hanno risolto immediatamente l'ottima regia di Televomo. Dicevo, Andrea, te lo ripeto, l'attenzione adesso fortunatamente è ritornata sul campo. Avevamo detto, non per farci belli, che insomma quello Milan era un'occasione troppo importante da non cogliere. Voglio capire se ti sei abituato piacevolmente all'idea e pensi che possa ripetersi anche con la Roma. Ma guarda, il periodo critico, la partita che critica è stata quella col Granada, dove per me a quel punto lì ci poteva essere un crollo. Invece c'è stata una grande reazione in campionato. Devo dire che, a parte col Sassuolo, ma a battere il Bologna bene come è stato battuto e vincere a Milano, credo che abbia ridato un grande autostima alla squadra. Ripeto ancora una volta, una squadra che lotta per forza almeno per il quarto posto, ma io vorrei far solo presente che dal secondo posto del Milan al quinto posto del Napoli, insieme alla Roma, ma il Napoli una partita meno, ci sono solo 6 punti, 6 punti che possono diventare 3 dal secondo posto, possono diventare 5 dal secondo posto, possono rimanere così. Ma l'importante è che il Napoli ha ripreso a correre e mi sembra che abbia ripreso a correre molto bene con i suoi giocatori e oltretutto è in procinto di ritrovare degli assoluti protagonisti che gli possono far migliorare ancora le loro prestazioni.
Per completezza di informazioni ricordiamo anche che oggi è scoppiata ovviamente anche la situazione del Covid, focolaio Inter, rinviata Inter Sassuolo perché interviene anche l'ATM, si dice a Milano, che sarebbe l'ASL, interviene, non si allenano, 4 giorni tutti fermi, rinviata Inter Sassuolo, la Lega prende atto e dichiara rinviata la partita, data da destinarsi, ovviamente rientra su quello che è stato l'originario caso di Juventus Napoli, ricordiamo. Che ha fatto scuola e giurisprudenza. Tutta l'Italia rideva davanti al cospetto di questa storia, sì, sì. E adesso tutti per forza, inevitabile. Il professor Verrazzo, subito ti faccio intervenire Andrea, vorrei chiedere al profondo conoscitore di calcio e apprezzato periodista Rai come Andrea Costinelli, come mai il Napoli non mette sempre quella cattiveria invece agonistica che serve per vincere alcune partite, cosa che non mi pare invece sia stata fatta a Milano, forse si riferiva a qualche partita fa. Beh, questo è un punto che in effetti abbiamo constatato durante le partite, perché al di là dell'aspetto tattico o delle prestazioni di alcuni singoli che sono stati al di sotto, quello che qualche volta ha fatto un po' pensare, tra virgolette, con un allenatore che fa, diciamo, della determinazione e la cattiveria agonistica uno dei suoi lati migliori, no? Pierino Gattuso. E in effetti questa squadra qualche volta ha peccato. Forse io reputo che sia più mentale che non fisico, cioè una squadra che fa fatica a certi momenti a reagire a delle disavventure che possono capitare durante la partita, quindi perché non è solo la cattiveria del contrasto o dell'andare a pressare, a rubare palle con cattiveria, è proprio questo diciamo differenza in certi momenti quando vai sotto. Certa gente che si intristisce e questa è personalità, ecco, diciamo che tutto questo discorso lo reputo anche in personalità, ma ne abbiamo parlato tante volte. Mario Totano invece ti chiede Galtier del Lille, è un nome, l'allenatore del Lille che sta piano piano venendo fuori, poi parleremo di tutto quello che è successo, potrebbe essere il favorito, anzi lui scrive è il favorito per allenare il Napoli perché conosce Osimhen, rivaluterebbe conosce Osimhen e porterebbe Soumaré a centrocampo, cosa ne pensa Costinelli? Noi sai facciamo fatica sempre a parlare dei nuovi allenatori, però tu leggerai il giornale tutti i giorni, sì, ma ormai non si fa parte del gioco, fa parte del gioco, fa parte del normale che sia così. Beh, io rispondo solo, pensate voi a quell'allenatore dell'Ipsia che doveva andare al Milan, Ranking, che sembra, sì, certo. Certo, che pensava che si pensava avesse conosciuto il calcio lui, no? Nel senso che per l'amor del cielo può essere anche un ottimo allenatore. Il Milan ha deciso invece di tenersi il suo piccolo Stefano Pioli e io sono convinto che i risultati che ha fatto Stefano Pioli non avrebbe fatto quell'altro, e lì sono stati molto intelligenti, quindi sarei molto attento, vediamo come finisce il campionato, stiamo attenti. Cioè stai dicendo anche... che Gattuso deve restare? No, io sto solo dicendo questo, stiamo attenti perché vediamo come va a finire questo campionato, d'accordo? Perché sì, tanto da una domenica all'altra ci possono essere dei discorsi in positivo o in negativo. Ma ci sta anche che Rino Gattuso senta nella piazza di Napoli altri allenatori che possono essere contattati, uscire sui giornali. Questo lo sa, fa parte del gioco. Certamente, se tu adesso mi dici Rino Gattuso resta al Napoli, io ti dico che ha molte meno possibilità di restare al Napoli oggi che non qualche mese fa. Su questo non ci sono dubbi. Ma io aspetterei, perché oramai credo che Rino Gattuso venga confermato almeno fino a fine campionato, i suoi risultati. Tutto qua. Questo per il momento. C'era Fabio che voleva intervenire. Mi incuriosiva, mister. Lei giustamente dice è più difficile in questo momento che resti. Secondo me è quasi impossibile, perché lascio un quasi, perché l'imponderabile esiste sempre, però direi che è da escludere per due motivi, sia dal punto di vista societario per tutto quello che è successo dal post Verona in poi, ma a questo punto direi anche dal punto di vista del tecnico, cioè lei come avrebbe reagito, come reagirebbe se fosse in Gattuso dopo tutto quello che è successo, tutti i veleni che gli sono stati scaricati addosso, e quelli sono sbagliati, le critiche ci stanno, perché non è che è un addetto ai lavori, quindi può essere criticato tecnicamente, però c'è stato tutto un codazzo
di veleni e di polemiche anche francamente molto spiacevoli e sgradevoli. E poi ci sono i rapporti con il presidente, ci sono stati sicuramente degli scontri, cose che non sono venute fuori. Lei, se fosse al posto di Gattuso, se De Laurentiis venisse col contratto, diceva io ci ho ripensato, cosa farebbe? Per me andrebbe via. Beh, allora posso dire una cosa, in effetti questo è un problema che non è solo riguardante la società, ma anche l'accettazione dell'allenatore, e non ci sono assolutamente dubbi. Però posso dire anche una cosa, senza falsa ipocrisia, se Rino Gattuso ha qualcosa, ha qualcuno dietro, può essere un discorso molto più facile per lui, ma se anche il presidente, se ti offre un contratto, vuole dire che tu hai fatto molto bene in questo finale di campionato, ci siamo? E se tu non hai nessuno dietro, prima di rinunciare a una piazza come Napoli, io ci starei molto, molto attento. Ripeto, se non hai nulla dietro, se hai la forza di avere qualcuno dietro, puoi anche decidere oppure pensare di non accettare questo o quell'altro, ma stiamo parlando di una piazza importantissima, non stiamo parlando di accettare una piazza piccola, o me ne vado dal Cagliari, me ne vado dal Verona, me ne devo andare via da Napoli. E siccome di fronte a una proposta di De Laurentiis adesso vorrebbe dire che è contento, tante volte si passa sopra anche a questo. Enzo da fuori Grotto, torniamo al calcio perché sa Santa Croce che sta scalpitando. Domanda da Agostinelli, secondo lui per caratteristiche dei giocatori è meglio il 4-3-3 o questo 4-2-3-1? Enzo da fuori Grotto, in questo momento mi pare che la situazione si sia un po' stabilizzata finalmente, c'è il recupero di Mertens relativamente, di Osimhen, Insigne, Zielinski ha trovato la posizione, Fabian Ruiz, credo che la situazione fortunatamente, sì, un po' tardi, ma gli infortuni hanno purtroppo si sia stabilizzata, no Andrea? Ti sembra che ormai l'identità... Sorrido di fronte a questo, no? Ti spiego perché. Perché adesso si è vinto con il 4-2-3-1, gli interpreti di Demme, Zielinski e Fabian Ruiz ci sono sempre, messi in una maniera diversa, è un 4-3-3, perché con loro puoi mettere Zielinski mezzala, con Demme davanti e Fabian Ruiz mezzala a destra, ma il problema, ribadisco, leviamoci dalla testa che un 4-3-3 e un 4-2-3-1 decidono le partite, sono le loro prestazioni che le fanno decidere. Poi in certi momenti, per l'amor del cielo, ci può essere che un modulo aiuta un altro, ma stai tranquillo che se vai a Verona e prendi tre gol puoi anche giocare in qualsiasi modo, li prendi perché i giocatori 9 su 11 hanno giocato molto al di sotto delle proprie possibilità. No, Fabiano? No, è giusto, anche perché col calcio di adesso oramai la disposizione continua a cambiare, cioè anche durante la partita se si va a guardare si ritrova un Napoli col 4-4-1-1, cioè lo puoi vedere in diverse forme, come ha detto il mister sono gli interpreti che ci devono essere, devono dare tutto, se danno tutto in qualsiasi modo li metto. Ma è un caso che in questo momento finalmente direi, ma come finalmente diceva Andrea, per il se giocano Zielinski e Fabian Ruiz non ce n'è per nessuno, ma uno su tutti, Zielinski. Io questo pensavo quando ho visto nell'ultimo periodo questa crescita, cioè, ho sempre pensato alle parole del mister che è sempre stato uno che ha portato avanti questa storia, ma Zielinski finalmente finalmente sta baciando e onorando il suo talento infinito. Non deve sorprendere che lui faccia un gol o addirittura due a partita, un assist o addirittura due a partita, con il talento che ha, con il destro e il sinistro che ha, lui potrebbe fare un gol e tre assist a partita, minimo. Andrea, com'era il discorso che facevi tu? Non devono dare 6,5, Zielinski e Fabian Ruiz devono giocare da 7, se non sono loro. Ma ecco, come stavo dicendo proprio, credetemi, fa il suo, cioè, adesso io vedo Zielinski che fa il suo perché lui ha possibilità di fare questo, e se lui fa il suo, quello che sta facendo adesso, per forza il Napoli ha più possibilità di vincere, come lui potrei dire anche di Fabian Ruiz, ma vedi, Zielinski proprio, ti posso dire che è più decisivo di Fabian Ruiz, perché? Perché siccome Fabian Ruiz gli gioca un po' più dietro, Zielinski è libero di giocare come credo sia meglio, cioè libero tra le linee del centrocampo avversario e la difesa avversaria, cioè di svariare sul fronte dell'attacco dietro a uno o due punte, Zielinski diventa micidiale perché ha tutto per essere un campione, ma deve giocare con continuità, lo sta facendo. Chissà perché il Napoli sta cominciando a giocare qua è cambiato Zielinski, qui è successo qualcosa finalmente nella sua testa, perché lui oggi gioca libero.
anche da un punto di vista tattico, a un certo punto mi ha dato l'impressione, perché prima veniva martellato molto di più come tanti giocatori da Gattuso, a un certo punto mi ha dato l'impressione di quasi mettersi l'ovatta nelle orecchie, dire mo' faccio io, si gioca come dico io, e ha cominciato a fare anche un po' più l'anarchico, sì, no? in virtù di queste sue straordinarie caratteristiche tecniche, questi strappi, questi cambi, queste cose. Ed è diventato finalmente, poi non, da non sottovalutare, tra poco sarà padre, c'è l'europeo, sì, tra qualche mese, secondo me in una fase di maturazione complessiva. Guarda che Rino Gattuso, se Zielinski fa un po' troppo l'anarchico di come vuole Rino Gattuso, ma gli decide le partite, stai tranquillo che Rino Gattuso, certo, non gli va a dire fai un po' meno l'anarchico, certo. L'importante è che se invece lui fa l'anarchico e poi non decide, certo, è ovvio che ci va di mezzo l'organizzazione di squadra. Cioè io ho sempre detto che i miei numeri 10 delle mie squadre, e per numero 10 intendo dire quei giocatori più estrosi, certo, che dovrebbero decidere le partite, se a me me le fanno vincere qualche volta, chi se ne frega, l'organizzazione di squadra devono seguire loro. Ma se questi numero 10 non ti danno nulla sotto il profilo tecnico, perché sono discontinui troppo, ovviamente tu già sai che perdi dell'organizzazione con questi giocatori in campo, allora non servono. A me chi se ne frega se poi una rincorsa in più me la deve fare il mediano perché deve supportare Zielinski, ma so che poi quando do la palla a Zielinski spesso e volentieri mi decido. Ti posso voglio salutare soltanto Enzo in linea, che lo facciamo intervenire in diretta, e poi ti devo salutare con la madre di tutte le domande che ci scrive Antonio da Castel Volturno, ma te la lascio un attimo in stand by. Enzo, stavi aspettando da un po', benvenuto. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie Enzo, grazie di cuore. Un saluto speciale al campionissimo Fabiano Santa Croce, che stavo sempre quello quando sta grazie, Santa Croce chiamano tutti quanti Santa Croce, gli amici, i parenti, le cose, già lo quando sappiamo quando entrava soprattutto nelle caviglie non ce n'era per nessuno. grande giocatore, entrava nelle caviglie, fa piacere, vai, il nostro attore. Una domanda per l'intero studio, ma è solo una semplice coincidenza che il Napoli ha ricominciato a vincere da quando ha fatto il silenzio stampa? Grazie. Allora ti faccio rispondere da Mandarini. Se mi chiedi se il Napoli vince perché ha fatto il silenzio stampa, io ti dico di no, però ti faccio rispondere da Fabio. Ma sono convinto anch'io di no, non c'entra proprio niente. Più che altro il Napoli ha ricominciato a vincere, secondo me, e qua tipo può essere utile forse più Fabiano e più il mister, secondo me dopo Sassuolo, cioè è successo qualcosa nello spogliatoio, sia dopo quello sfogo pubblico, cioè dopo che Insigne siamo una quella sì, esatto, sia quell'episodio che probabilmente il fatto di essere stato catturato dalle telecamere ha avuto un peso, secondo me ha cominciato a toccare delle corde, e poi dopo c'è stata la famosa frase di Ghoulam, che poveraccio lo salutiamo, in bocca al lupo, stringi i denti, prima di arrendersi all'ennesimo colpo di sfortuna, Ghoulam ha lasciato in eredità una frase secondo me precisa e perfetta, cioè lui ha detto alla squadra, molto incavolato, io adesso te la dico piano piano, meno colorita, ma cioè, vi rendete conto che siamo una squadra da scudetto che è costretta a lottare per il sesto e il settimo posto? Ma porca miseria. Allora, d'accordo con Andrea, esatto, cioè Ghoulam era d'accordo, e da lì è successo qualcosa, secondo me. Andrea, Ghoulam ha detto una cosa che io penso da tanto tempo, ma ripeto, in un campionato così dove solo l'Inter ha preso oramai il tre quarti di scudetto, se l'è già cucito, ma fino a ieri c'era un tale livellamento e tu lo vedi, cioè il Napoli sta a 6 punti dal secondo posto del Milan stratosferico, con una partita in meno che se dovesse vincere stai lì. Allora questo dimostra ancora che è un campionato molto livellato, che l'Inter lo vincerà con 4 giornate di anticipo, sono straconvinto, ma però per il secondo, il terzo, almeno il terzo e il quarto posto c'è una grande lotta dove il Napoli ha l'obbligo di starci. Ti faccio l'ultima domanda, ce la scrive Fabrizio da Melito, fatti un po' di violenza e rispondi. Vorrei sapere da Agostinelli in studio se per l'anno prossimo sarebbe favorevole al ritorno di Sarri o andrebbe su un allenatore emergente tipo Juric o Italiano. Guarda, io ai ritorni non ci credo tantissimo. Pur considerando Sarri oramai nella storia del Napoli e rimarrà nella storia per quello che ha fatto e soprattutto per la mentalità che ha dato a una squadra che forse è irripetibile,
Non ci credo, perché forse poi le aspettative sarebbero enormi e poi perché non so che tipo di squadra si potrebbe fare, quindi no. Sicuramente un allenatore italiano, Ivan Juric, è un allenatore molto promettente, non c'è dubbio, come diversi altri. Basta però questi allenatori giovani che vanno da una piccola piazza a una piazza grande, saperli supportare nel momento della difficoltà, perché Napoli, dobbiamo dirlo, non è una piazza molto semplice, forse è una delle piazze più esigenti, ovviamente per il passato che ha avuto in Italia. Oh, io ti ringrazio di cuore, ti saluto anche con l'amico Vincenzo Naccarato che ci segue, l'avvocato, un saluto a tutti, è un campionato non pronosticabile, arriviamo secondo. Ti saluto con una notizia che veramente a me, io l'ho detto da un paio di giovedì quando cominciamo a parlare dell'Europa League. Allora, il Granada perde con il Molde e va avanti nei quarti di finale di Europa League, e già questo sarebbe sufficiente per farmi arrabbiare e farmi intossicare. Se poi ti aggiungo che la Dinamo Zagabria elimina il Tottenham vincendo ai supplementari, e ti devo dire che il Granada, la Dinamo Zagabria e una tra Slavia Praga e Rangers faranno i quarti di finale di Europa League. È una cosa che a me veramente mi fa proprio veramente, cioè, l'Europa League era un obiettivo, Andrea, era un obiettivo. Ma il Napoli in Europa League doveva arrivare per me minimo nelle semifinali. Ma guarda, come che per me in campionato il Napoli deve arrivare in Champions League. In Europa League, io il Napoli, se veniva eliminato nei quarti, mi dispiaceva per la potenzialità che ha. In semifinale almeno ci doveva arrivare, punto. È punto, tiriamo il punto, Andrea, ti abbraccio forte, mio caro, ti voglio bene, ci sentiamo giovedì prossimo, dopo Roma-Napoli, poi abbiamo la sosta. Sì. E poi ci sta Juventus-Napoli il 7 aprile, andiamo in, insomma, ci saranno delle belle. Andrea, ti abbraccio, buon lavoro. Un abbraccio a tutti, ciao, buona serata. Ma vi rendete conto, ragazzi? La Dinamo Zagabria ha eliminato il Tottenham, non c'è sta neanche più il Tottenham. Il Granada, cioè faranno il quarto di finale Dinamo Zagabria e Granada, uno va in semifinale. Ma io posso andare avanti? A questo punto speriamo che il Milan vada avanti. Roma è andata avanti. La Roma è andata, va anche il Milan, perché così magari arrivando fino in fondo si spompano. No, ma non solo, vincendo l'Europa League. Però devono Mandarini non mi cadere sull'Europa League. Ti sono caduto. No. Le prime quattro vanno in Champions. Se il Milan o la Roma dovessero arrivare tra le prime quattro e vincono l'Europa League, restano loro quattro, vanno soltanto nel primo girone, la quinta non si libera. Se Milan e Roma arrivano quinte, vanno in Champions League, sono cinque le squadre italiane, ma non liberano il posto. Mi dispiace, ma dovevo dirtelo. Grazie Enzo da Fuorigrotta, non leggo i complimenti che mi scrivi. Un minuto solo di pubblicità, andiamo avanti con Fabiano Santacroce e Fabio Mandarini, arrivano gli altri ospiti a Tribuna Sport Night, a tra poco. Da Euronics Group Tufano fino al 28 marzo c'è il sottocosto. Qualche esempio? Samsung smartphone Galaxy Note 20, tuo a 679 euro. Nilox bicicletta elettrica con pedalata assistita, tua a 349 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Normander LED TV 39 pollici, tuo a 169 euro. Euronics Group Tufano. Ladies and gentlemen, Mr. Risparmio Show! Cominciamo con nuove magie. Con dei prezzi così, le magie le fa Mr. Risparmio. Ma se il mago non serve, che ci facciamo qua? Sparisce! Info su MrRisparmioShop.it. La zeppola fritta, dolce nato come pastella fritta dal sapore neutro, impreziosita da crema pasticcera e amarene candite. Francesco Di Rosa, dopo studi e ricerche, si è avvalso di sistemi di lavorazione ad hoc e di materie prime selezionate come la farina tipo 1, macinata a pietra dal suo mastro mugnaio, per rendere la sua zeppola più leggera ed alveolata del 50%. Ha scelto i migliori amidi sul mercato per rendere la sua zeppola un prodotto autentico.
Pasticceria Francesco Di Rosa, a Giugliano, in Corso Campano 542. Tornati in diretta, amici di Televomero, amici di Tribuna Sport Night. Proseguiamo dopo il nostro primo segmento con Andrea Costinelli, tra poco il secondo collegamento. Salutiamo di nuovo Fabiano Santa Croce e Fabio Mandarini qui. Ci sono tantissimi amici che ci stanno scrivendo. Vi ricordo, la Roma ha vinto in trasferta con lo Shakhtar 2-1, moderato il turnover di Fonseca, doppietta di Borja Mayoral, e Roma nei quarti di finale, tristemente, insieme al Granada e la Dinamo Zagabria, che batte il Tottenham. Il Milan è ancora... sta giocando con il Manchester United. Sono Franco da Poggio Reale, arrivo, eccolo qua, dico io, perché parlare di allenatori in un momento del genere così è importante. Gattuso, dal mio punto di vista, è un allenatore che è arrivato a Napoli dopo uno spogliatore era distrutto, e fa, è molto lungo il messaggio. Sono sicuro il presidente vuole confermare, dopo che è arrivato a traguardo, sarei io andassi via da Napoli, perché nessuno ha capito niente, questo uomo serio, insomma, è per la conferma di Gattuso. Vado al, ti ringrazio, Franco da Poggio Reale. Prima che mi dimentichi, una promessa che è un debito, un tifoso che è il nostro telespettatore affezionatissimo mi ha detto di dire, perché dice che noi ci ascoltano qui, appena, il signor Antonio, di comprare Luis Alberto. Io l'ho promesso. Che a noi ci ascoltano. Luis Alberto, mamma mia, sarebbe tanta roba. Magari. Vado a salutare Francesco che è al telefono, lo facciamo intervenire se non aspetta troppo tempo. Ciao Francesco, benvenuto. Francesco, ci sei? Antonio. No, Francesco. Ah, è Antonio? C'era scritto Francesco. Ah, perché forse voleva dire c'è Francesco. Facciamo entrare anche il collegamento, perché l'ho annunciato, così lo acclimatiamo, perché non può stare senza di noi e noi non possiamo stare senza di lui. Finalmente, invece di stare a prendere il sole a Castelvolturno e a casa, fortunatamente, il giovedì, oggi va anche freddino, è tornato questo freddo, stamattina siamo svegliati col Vesuvio, con la neve, clamoroso. Ciao Francesco, ben arrivato. Ciao, però ho un po' di scorta, dai, il sole c'è ancora, sì. Si vede, sì, un po' di colore lo conservo. Ciao Fabio. Salutiamo un attimo Antonio che sta al telefono, eccoci Antonio, siamo arrivati. Salve, saluto tutti e sono contento che c'è anche Francesco. Certo, volevo dire, il Napoli non è andato avanti in Europa League per colpa di Aurelio De Laurentiis. Ah. Perché tanto poi i giornalisti e gli opinionisti, se il Napoli è andato male in campionato è perché Aurelio De Laurentiis dopo Verona ha cercato gli allenatori. Volevo dire, la Roma è proprio l'esempio che i presidenti non c'entrano niente, la società non c'entrano niente, perché i giocatori devono fare professionisti. La Roma ha cambiato in corso una società, hanno 200 milioni di debiti, hanno un problema con lo Stato perché non si fa più, però è ai quarti di finale in Europa League. Ma io vorrei essere spiegato da tutti quei giornalisti, da tutti quegli opinionisti che dicono che il problema che abbiamo avuto in campionato, perché Aurelio De Laurentiis dopo Verona, e attenzione, noi abbiamo perso con l'Inter, con la Lazio, due partite consecutive. Aurelio De Laurentiis non ha cercato gli allenatori. Aurelio De Laurentiis ha cercato gli allenatori quando abbiamo pareggiato con il Torino, abbiamo perso con lo Spezia e siamo andati a perdere a Verona. Va bene, Antonio. Secondo me era anche legittimo. Però se fosse legittimo, ti ringrazio Antonio del tuo intervento, se fosse legittimo che lui ha fatto, trovo una piccola contraddizione, ma non voglio esprimermi. Se è stato legittimo che abbia cercato di capire un po' e guardarsi intorno dopo il crollo di Verona, non vedo poi perché sia responsabile poi ovviamente l'eliminazione in Europa League. Vado prima da Francesco, però voglio sentire anche Fabiano e Fabio su questo argomento. Sempre con qualcuno se la sveglia. Francesco, il problema è solo uno, che a me stasera mi sono intossicato io, perché oltre il Granada è passata pure la Dinamo Zagabria che ha eliminato il Tottenham, e io questa cosa non l'accetto, perché per me è un dramma sta cosa dell'Europa League. Alla fine ci penseremo. Resta il rimpianto anche per me. È vero che ci siamo trovati in un momento nel quale era complicato gestire i tre fronti, nel quale non c'erano di fatto neanche i calciatori per
giocarla in maniera, non dico seria, ma competitiva, l'Europa League, però considerando il valore, l'organico, l'ampiezza a disposizione di Rino Gattuso in questo momento, sinceramente c'è da recriminare, perché Napoli avrebbe potuto fare strada, e io continuo a dire che fare strada in Europa League significa accrescere l'appeal, il peso internazionale, il blasone, la storia di una società che ha una bacheca sì importante, ma pur sempre abbastanza scarna. E tu, quindi secondo me l'impianto, cioè, sono d'accordo con te. Tu hai ragione a dire che questo è un grandissimo rimpianto, un grande rammarico. Però il Napoli, diciamo, qua non è colpa né di De Laurentiis né nostra né di nessun altro che gravidi al di fuori della squadra. L'eliminazione è da debitare alla squadra, perché anche con le assenze che c'erano in quel momento preciso, il Napoli doveva giocare la partita d'andata in una maniera completamente differente. No, doveva giocare. Cioè, quello è stato il momento di maggiore confusione di Gattuso e dei giocatori. Per questo il Napoli è fuori dall'Europa League, non perché ha parlato Tizio, Caio, eccetera, eccetera. Hanno pagato, in quel momento era proprio il peggiore in assoluto. Poi dopo, al ritorno, sì, già ci fu una partita differente. No, anche perché Fabio, poi sai, nei momenti complicati, difficili, si cerca sempre il colpevole, il responsabile, quindi non per fare democristiani per forza, però io penso sempre che poi le responsabilità vadano divise più o meno equamente, se vogliamo fare il canonico ecumenico 33-33, di canonico c'è soltanto il medico, secondo me, di canonico c'è solo il medico, voglio dire. Sì, sì, però dico, rimane sempre un 1%, e quell'1% secondo me va imputato sempre poi a chi in campo ci va realmente. No, ma in questo caso è 100%, e quando dico squadra e allenatore, cioè là sono stati responsabili loro, perché come giustamente suggeriva Fabiano, quella partita d'andata non fu proprio giocata, e si prese il primo gol in una maniera clamorosa, con una palla persa da Politano che poi è stato individuato come il colpevole in quella zona. Non è vero, perché Politano può perdere il pallone al limite dell'area avversaria, ma non si può consentire. Io ce l'ho ancora qui quella scena. Io fine primo tempo ho spento. Incredibile. È stata la prima volta di tutta la mia vita dove ho spento una partita a fine primo tempo, ma perché proprio non si vedeva che non erano proprio entrati in campo. Però gli errori, cioè, io li dividerei proprio 33-33-33, cioè tra la dirigenza, tra l'allenatore di e tra i giocatori. Di tutto il periodo. Sì. Ha avuto l'apice proprio lì. Mi racconti, Francesco, tanto non ci sente nessuno, tu sai, voglio dire, è una cosa che facciamo noi qua tra pochi intimi amici, ma mi racconti che aria nuova tira a Castelvolturno, voglio dire, proprio da un punto di vista, che, per carità, è troppo semplicistico dire che le vittorie portano serenità, cioè, no, però tu guardi gli occhi, tu guardi il volto, voglio capire com'è la situazione. Guarda, serenità però è l'espressione, il termine giusto. È chiaro che, sai, i numeri sono quelli, 13 punti nelle ultime 5, sei il terzo miglior attacco, la terza miglior difesa, terza negli scontri diretti, vieni da una grande prestazione, stai recuperando tutti gli uomini, e quindi eccetto quelli infortunati che hanno il broncio, ma lì insomma è fisiologico perché è legato alle condizioni, c'è questa ventata che non considero ancora di entusiasmo, però guardando le facce, l'ufficio facce, sai, si vede qualche sorriso in più, il gusto della battuta, il guardare avanti con un ottimismo, con una positività differente. Questa è una squadra che sa di essere forte, secondo me in questo momento sta tornando a sentirsi forte dopo un momento nel quale sai, quella negatività ambientale alla quale tante volte abbiamo fatto riferimento, quella negatività imperversava e imperava anche all'interno dello spogliatoio. Io ti dico, c'è un venticello che fa pensare bene. È chiaro che poi domenica, se non ti giochi tutto, ti giochi molto.
in prospettiva Champions League. No, io ti dico proprio quindi tutto. Poi sai. No, no, caro Francesco, ti dico proprio tutto, perché noi abbiamo fatto sì. bene la situazione. Noi non dovevamo perdere a Milano, dovevamo sfruttare la situazione del Milan tra infortuni e Europa League, e l'abbiamo fatto al massimo. La stessa cosa capita con la Roma. Non perdere è fondamentale, significa rimanere agganciati al treno Champions, scontro diretto con la Roma che è andata in Ucraina e non c'ha Mkhitaryan e non c'ha Veretout. Non perdere a Roma significa fare tante cose. Fare tante cose. E fare anche, sì, sì, e anche corroborare la propria posizione e acquisire più sicurezza, perché tu dici sarà banale, ma le vittorie sono sempre la medicina. Guarda caso, sì, le polemiche si sono spente, sì, così come con un click nel momento in cui il Napoli ha ricominciato a vincere. Non si è più parlato di nulla, di nulla. Beh, poi certo, io di Sarri sento parlare, cioè, quello è il normale, però qui tra loro hanno cominciato a pensare solo a quello, non si è più attaccato. Si parla di Sarri, è vero, certo, però è più, diciamo, l'ambiente molto esterno, sì, alla squadra. Sì, sì. Però loro si sono proprio isolati, sì, perché le vittorie sono medicina di tutto. Assolutamente. Fabiano, c'è il nostro amico Ciro da San Giorgio a Cremano che dice: il presidente e il Napoli devono prendere Firpo, Junior Firpo, Barcellona, Emerson Palmieri, Chelsea, Klaasen e Luis Alberto. C'è un altro che vuole pigliare, Luis Alberto. Sono acquisti che Napoli può fare. Ma buona serata a tutti voi in studio. Bisognerà capire l'anno prossimo le intenzioni che ci saranno su tutto equivale se andiamo in Champions o meno. È così. Sì, sì. Anche dall'allenatore. E anche devi capire la posizione del direttore sportivo. Cioè, tu oggi come fai a parlare di mercato in una società che è tutta un punto interrogativo? Addirittura Francesco, Roberto da Casoria Modugno, poi vado da Francesco al telefono, ti chiede se può tornare Cavani, sarebbe una cosa possibile. Mamma mia, Cavani, ragazzi. No, no, dai, no. Mi cioè pare che Cavani è 14 febbraio 87. Cioè, l'anno prossimo va per i 35, con tutto l'affetto e rispetto per Edi, che è stata la storia, ma penso penso sia un'ipotesi non avresti non, detto non la stessa cosa per Ibrahimovic, fra? Ma però sono giocatori diversi, Fabiano, anche da un punto di vista proprio fisico, della personalità. Beh, sono due bestie, di quello che danno all'interno del gruppo, nelle dinamiche. Ibra c'ha un impatto, una personalità, vabbè, forse ancora fuori dal comune, una voglia che Edi sicuramente avrà, però Edi è un giocatore anche tecnicamente nervoso, no? Sì. Da un punto di vista atletico, nell'interpretazione della partita, io penso che il segno del tempo su Edi si faccia sentire. Anche adesso allo United, al di là degli infortuni, non mi pare stia lasciando una grandissima traccia. Sì, Rino Lollo dice che è contrario a Sarri, non si dimentica quello che ha fatto, ma su Sarri ci torniamo dopo. Vado da Francesco che stava al telefono da un po'. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, buonasera. Ciao Francesco. Sono fortunato perché riesco a prendere la linea di nuovo quando c'è il mitico Santa Croce. Non è sempre quello dell'altra volta. Hai visto? Francesco, Santa Croce. Sei fortunato. C'è l'attore Santa Croce. Sono fortunato perché è il mio idolo. Quindi sono stato fortunato per la seconda volta. Grazie. Francesco, cerca di essere rapido perché hai la linea disturbata e riusciamo a sentirti poco. Vai Francesco. Ah, ok, no, vi faccio i complimenti per la trasmissione, vi basta questo, io ascolto i giornalisti e ex calciatori, poi il resto sono solo opinioni del tutto morali, non ne sappiamo niente del calcio oggettivamente, almeno io da tifosi, io penso che il 90% non ne capisce di calcio. Facciamo parlare, sono sempre pronto con la mia idea dell'altra volta, che devono parlare chi è nel calcio, lo vive tutti i giorni, i giornalisti sportivi e i calciatori o ex calciatori. Questi sanno che cosa è un estate. Possiamo parlare, quindi possiamo parlare, possiamo. Modugno può parlare, Mandarini può parlare. Sì. Okay. No, ma non perché lo dico io. No, ti ringrazio. Ti ringrazio. Non perché lo dico io, perché sono persone che secondo me il calcio lo vivono tutti i giorni. Santa Croce sa internamente lo spogliatoio che cos'è. Ha vissuto che cos'è per il calcio. È voglia. Noi invece ci rivolgiamo tutti a grandi allenatori, Sarri, sì, Cavani, sento parlare dei nomi, di persone che prendono 12 milioni di euro l'anno, cioè, ma stiamo andando proprio oltre. Il Napoli è questo, accontentiamoci e cerchiamo di andare avanti. Poi bravo, le situazioni potranno pure arrivare. Mi è piaciuto. Voglio dire, non è detto che
che dobbiamo vincere la Champions per forza. Il calcio è per tutti. Io mi accontento del mio Napoli, mi godo del mio Napoli anche quando ero in Serie C. I giocatori, bello, la società, i giornalisti vanno sempre appoggiati. Grazie. Il bene si deve fare sempre, sempre, tutti i giorni. Grazie, solo Francesco. Così possiamo tenere l'ambiente tranquillo. Ogni tanto, come vedi, Francesco. Grazie, Francesco. Ogni tanto viene. E mi scuso per va bene, va bene. Che a volte fanno anche al vostro direttore fedele. Vabbè, ma lo sentiamo tra poco. Inutili. Tra poco sentiremo anche Enrico, dopo Francesco che Santa Croce. Salutatemi grande Santa Croce. Santa Croce sta qua, non si muove. Non si muove. Però vedete, ogni tanto viene fuori quella che poi è la vera anima, no? Perché noi parliamo, discutiamo, tutto, giustamente approfondiamo le cose. Poi c'è quello che dice: guai a chi mi tocca il Napoli, comunque, dovunque, pure se sia, cioè Francesco, quindi anche, cioè, guai a chi lo tocca, guai, chi tocca. È una ricchezza, è un patrimonio che bisogna preservare tutti insieme, ciascuno è, per quello che può, nel rispetto del lavoro e della deontologia di ciascuno di noi, però... Il Napoli per i napoletani è qualcosa di importante, di viscerale, e quindi lì poi alla fine ci si ritrova sempre, guai a chi tocca il Napoli. No, ma è così, è bello, vedi, cioè, per esempio mi ha colpito molto un episodio di un piccolo tifoso che si chiama Tommy. Che vive lontano da Napoli, però vive in questo mito alimentato da suo padre, no, del Napoli, e ha sviluppato una tale... e quando viene qua... vuole sempre vedere la partita, chiaramente sta soffrendo, però anche da fuori vede questa, ed è innamoratissimo di Lozano. Quindi, sulla fiducia, perché poi tutto sommato non l'ha mai visto giocare, perché da quando c'è Lozano. Ci manca, però, lo stadio, ci manca... Questo è l'aspetto bello del calcio. È la parte più bella del calcio, ma soprattutto di Napoli. Cioè, io dopo che ho giocato per questa squadra, andando in giro, ma in giro per il mondo, cioè andavo in vacanze, incontravo sempre un tifoso e dei tifosi napoletani, e li vedevi proprio che avevano proprio quella passione, quella felicità nel vederti, che è una roba che mette i brividi. Ma infatti Tommy c'ha un grande padre, un grande tifoso, che gliel'ha trasmesso. Francesco, stavi dicendo che poi c'è una domanda per Fabiano. No, racconto una cosetta veloce, no? Sulla scia di quanto diceva Fabio. Sai, a noi ogni tanto ci delegano, mi fai fare un video, mi fai autografare la maglia. Io le ultime tre che ho fatto autografare, o gli ultimi tre video che ho fatto fare, che ho chiesto a Lorenzo, a Insigne, erano due bambini di Milano e uno di Roma. Bellissimo. Per dire, soprattutto poi chi li ho fatti chiaramente recapitare, però per dire che soprattutto chi vive lontano da Napoli vive sostanzialmente dei risultati della squadra, perché poi capisce poco, no? Gli umori e i malumori della città, di chi sta dentro e magari anche in maniera esasperata si fa trascinare, e vive sostanzialmente dei risultati. Quindi il Napoli che va bene è il Napoli che fa star bene tutti. Vi faccio sbilanciare, così poi dopo liberiamo anche Francesco. Buonasera, Elio da Napoli. Volevo sapere se abbiamo capito che per la Champions League il nostro avversario principale è l'Atalanta. Cioè, il Napoli può superare, quante possibilità abbiamo per riuscire ad arrivare davanti a loro? Comincio da Fabiano, l'Atalanta, perché noi parliamo giustamente lo scontro diretto con la Roma, perché c'è scontro diretto con la Roma, addirittura il Napoli ha anche un vantaggio, che non credo che ove mai dovesse perde 5-0. Siamo sotto con il Milan, perché i punti sono 6, ma potenzialmente sono 7, perché il Napoli è in svantaggio. Con l'Atalanta invece siamo in vantaggio per un gol di differenza. È l'Atalanta l'avversario del Napoli per la Champions? Sono tutte. Il Napoli deve fare la corsa su tutte, anche perché non si può sapere in tutte, con tutte queste giornate, quale cade di più. Cioè, non dobbiamo neanche non aspettarci che il Milan abbia un crollo. Cioè, può succedere di tutto, la Juventus non sta giocando bene.
Ogni squadra se molla un qualcosa, se si molla un qualcosa, è l'unica cosa che devi farti trovare pronto, quindi continuare ad avere questa non è più tempo di sbagliare, visto quello che è successo. Devi fare proprio più calcoli, ha ragione Fabiano, tu in questo momento stai puntando e vinci. Ovunque ma Milan potrebbe diventare una squadra sulla quale fare la cosa, però il Milan ha giocato l'ultimo periodo senza Ibra, Çalhanoğlu, Rebic, che adesso ne salta altre due, Teo Hernandez ha ricominciato a giochicchiare un po' con il Napoli nel secondo tempo, ma veniva da 3-4 partite pessime. E adesso devi, se non rientrano sui rispettivi livelli questi tre che sì, non mantiene, allora puoi fare anche la corsa sul Milan, se no sono forse più l'Atalanta quella che devi tenere sotto controllo. Francesco, secondo te, intanto ti faccio salutare da Salvio, che saluta tutti quanti, Salvio dei nostri amici di Fedain, ci scrive Andrea: il Napoli deve fare la corsa su se stesso, anche il secondo posto sarà possibile. Buonasera Gianluca, il Napoli arriverà terzo dopo Inter e Juve, dopo Inter e Juve. Peppe Crispino molto fiducioso, vai Francesco. Io la penso come l'amico che ci scriveva, penso che l'Atalanta sia un po' quella sulla quale, non dico fare la corsa, ma la minaccia più concreta, perché ritrovo nella Roma un carattere molto europeo, soprattutto per come la fa giocare Fonseca, sta facendo strade in Europa League, stasera è passato, ci sono i quarti di finale, non dico che potrebbe essere distratta, però il doppio impegno, considerando che secondo me può ancora andare avanti, potrebbe togliere energie. Il Milan gode ancora di un certo vantaggio, e quindi poi al momento la classifica la tiene lì davanti ed è lontanuccia, mentre l'Atalanta senza impegno europeo, ragazzi, questi hanno una fisicità dominante, hanno la possibilità di preparare le partite con calma ogni 7 giorni, rischiano, non dico di fare un filotto, ma ne vincono tanti. Posso aggiungere una postilla? Come no? Secondo me avremo più chiare le idee dopo il recupero con la Juve. Certo. Ho detto una banalità, ma è così. La classifica prende la sua configurazione definitiva dopo queste 2-3 partite, cioè non ci piove. Infatti, per quel, cioè, non bisogna pensare partita per partita e giocare con questa intensità. Se giocano con questa intensità, magari puoi anche perdere uno scontro diretto, ma le altre le vinci tutte. E tu i punti li vai a mangiare alle altre squadre. Tutte ora stanno avendo un crollo, chi più chi meno. Il Napoli l'ha avuto bello forte. Milan ha avuto altri 3 infortuni, e tra l'altro, ecco, Romagnoli. Sì. Calabria. Calabria si deve operare domani. Romagnoli è un terzo che non ricordo. Bisogna pensare alla parte mentale. Cioè, è una squadra giovane il Milan. Io era per quello che mettevo il Milan. Esatto. Perché senza i vecchi in campo, senza potrebbero scendere, avere quel crollo di cui parlavamo da inizio ma anno. Gli infortuni stanno facendo la differenza. Roma, Juve, per il caso dell'Inter, l'Inter è diverso. Il caso dell'Inter è diverso. Salvio ci scrive e ci conferma quello che avevamo detto, che se arriviamo a pari punti con l'Atalanta andiamo in Champions, perché siamo in vantaggio con gli scontri diretti. Anche se arrivassimo al quarto posto a pari punti con l'Atalanta andrebbe il Napoli. Ci scrive anche l'amico Antonio, tutti quanti. Vorrei chiedere se il Napoli può fare bottino pieno nelle ultime 5 gare. Lascio Francesco proprio con questo. Mi fai vedere in regia, Ciro, quello che avevamo preparato, perché al di là di quello che succede con la Roma, l'obiettivo importante, al di là delle partite con l'Inter e con la Lazio, sono proprio il finale di campionato. Ringrazio Antonio per la domanda. Perché il Napoli nelle 5 gare finali che avrà in campionato, e tra poco le vedremo in sovrimpressione, gioca con formazioni che in questo momento sicuramente potrebbero non chiedere più nulla. C'è Napoli-Cagliari, Spezia-Napoli, Napoli-Udinese, Fiorentina-Napoli, Napoli-Verona. Cioè il calendario è sotto questo aspetto, ecco perché rimanere Francesco agganciati al treno. Sì, detto che Cagliari e Spezia le potresti trovare incattivite dalla lotta salvezza, e quindi sarebbero 2 avversarie ben motivate. Le ultime 3, Udinese, penso che anche la Fiorentina si sarà tirata fuori definitivamente, lo stesso Verona non penso possa avere ambizioni UEFA, avrebbero secondo me meno obiettivi.
Ma io confido in questo momento in una rosa pressoché completa, in una squadra del Napoli che anche fisicamente come struttura è abbastanza piccola, una volta si diceva con i campi asciutti, con i campi leggeri, sai, se ritrovi la condizione, con la possibilità di allenarti bene tutta la settimana, per esempio la gestione secondo me di grande buonsenso di Gattuso nelle ultime due settimane, concedere i due giorni di riposo, a Milano era un Napoli abbastanza fresco, andasse bene anche a Roma da un punto di vista atletico, questo è un Napoli che secondo me può finire in crescendo, un po' aiutato dai risultati, un po' aiutato dal fatto che gli infortuni sono rientrati e secondo me dalla classifica che via vai si può fare sempre più interessante. Certo, superati i grandi ostacoli, il finale non dico che è abbordabile perché in Serie A di partite facili non ce ne sono. È percorribile, però, insomma, percorribile. Sì, Francesco, sì, ti diamo oltre che ringraziarti e salutarti con affetto, ti diamo appuntamento ovviamente alla prossima di Tribuna Sport Night, se ci farai onore e piacere. Grazie. Per noi e noi proseguiamo. Piacere è mio. Proseguiamo con Fabiano, con Fabio, tra poco arriva il direttore Enrico Fedele, continuiamo a capire che cosa ci aspetta in questa partita. Ciao Francesco, un abbraccio alla tua splendida famiglia. Ciao a tutti. Ciao Francesco. Grazie. Ciao, grazie Francesco. Allora, buona continuazione. Ciao Fabio. Ciao Fabiano. Ciao, prima di andare in pubblicità e di fare il prossimo collegamento, devo sbrigare un po' di amici che ci stanno scrivendo e se no me li accomuno troppo e non voglio. Allora, Gianluca, mi è in corso una trattativa in Brasile per il terzino sinistro, adesso te lo dico come si chiama, il terzino sinistro si chiama del Santos, e poi vogliono, dicono che è un gran talento, lo conosce bene Fabiano Santa Croce, parliamo l'attaccante, terzino sinistro, è l'attaccante, caro Salvio, non è il terzino, Jorge. Caio Jorge. Caio Jorge. Com'è? Jorge o Jorge? Secondo tu sei brasiliano? Lo so, però. Tu sei brasiliano, perché a me stamattina, io prima di andare, Jorge, stamattina dicevo essere. Jorge. Dicevo Caio Jorge. No, Caio Jorge, perché è brasiliano. Scusa, se non me lo dici tu, Fabiano. Come si. Allora, io penso Caio Jorge. Caio Jorge. Jorge? Va bene. Allora, io seguo Fabiano. A me l'ha detto Santa Croce. Io dico Jorge, ma me l'ha detto Santa Croce. ma te lo dico perché me ne hanno parlato. Era un ragazzo che stavo seguendo proprio quest'estate. E vabbè, un ragazzo molto famoso perché aveva vinto il mondiale con l'Under 17-18, non mi ricordo, brasiliana, facendo un mondiale pazzesco e ha tantissime big che lo stanno monitorando. Ora in più dovrebbe essere anche in scadenza col Santos, sì, a gennaio vorrebbe cercare di ecco perché il suo nome sta venendo fuori. Sì. Ma già l'anno scorso il Napoli lo sta monitorando, questo ragazzo lo posso seguito dire. Anche dalla Juve, dal Manchester, cose appurate, è forte, è un bravo ragazzo. Ora non so nel campionato italiano messo subito così dentro, 2002 è molto ragazzi, giovane, vanno però presi molto le molle, tutta una serie di situazioni. Tu stesso dicevi l'hai monitorato l'anno scorso, è un talento che giovane, bisogna vedere, bisogna aspettare sicuramente per il futuro, ma spero che si prendano qualcosa per il presente. Allora, ciao Gianluca, vorrei capire, ma Gattuso è allenatore del Napoli, non dimentichiamo Sassuolo, La Spezia, Verona, eccetera. Per me Gattuso deve andare via, visto che Benitez ha rifiutato un'offerta magistrale dall'Inghilterra. Se viene a Napoli come direttore, se fosse Fabio Cannavaro, complimenti per la trasmissione, con affetto Gaetano da Torre del Greco. Sarebbe Bagni chi sta monitorando la situazione. Con il Napoli di quest'anno penserei partita dopo partita, non siamo mai riusciti a fare un filotto di vittorie, se ci riusciamo possiamo pensare di andare in Champions, ci scrive Antonio da Napoli. Buonasera, quale squadra potrebbe perdere punti in questa giornata di domenica? Allora, l'Inter non gioca, no. Milan gioca a Firenze, attenzione, ecco, il Milan gioca a Firenze, tosta. Roma-Napoli, e l'Atalanta gioca a Verona alle 12:30. Bravo, bravo, perché sono due partite, Fabiano. Perché c'è il maestro contro l'allievo, Atalanta e alle 12:30 è una partita di calcio. Penso che all'andata forse pareggiarono. Non mi ricordo se aveva proprio vinto. O addirittura forse ha vinto. Aveva vinto Juric. Ma alle 12:30 è un'altra partita di calcio quando si gioca alle 12:30? Oramai sono diventate simili. All'inizio era molto difficile abituarsi all'orario, quindi col mangiare la pasta alle 10 mamma mattino, ne abbiamo scritti fiumi di alle 9:30, alle 9:30 e ti cappuccino alzavi e pasta. Ma era una roba terribile. Ottimo, penso che possa essere seguito.
pesano come un macigno i due punti persi con il Sassuolo. Mamma ci scrive mia, Giro da San Giorgio. Che grande messaggio che ha mandato, perché oggi se non ci fosse stato quel cadeau con fiocco di fine partita, il Napoli già sarebbe a pari punti, non con la Roma, ma con l'Atalanta. Con l'Atalanta. E guarderebbe con, Milan, e con una partita in meno. E con una partita in meno. Beh, partita però dobbiamo anche ricordarci che come partita il pareggio, cioè, ci no, stava, ci stava, certo. Sì, sì, era abbastanza presa, no? Sì, però cerco di guardare il lato positivo. Perché tu sei sennò baiano, e sei baiano di Bahia. Sì, cioè Bahia. Tanti anni fa non baiano Avellino. No, andai in Brasile, in un paesino dello stato di Bahia, con un amico che viveva lì. Mi porta in un chiosco in mezzo a una spiaggia e dice: oh, trattamelo bene, in portoghese, bene. Lui è napoletano, sto tizio fece così: Napoli, Santa Croce. E ho detto tutto. Questo è, come diceva Totò, ho detto tutto. Più Rocolo da Pozzuoli: buonasera, per me Napoli le vince tutte. Allenatore giusto, Bielsa a Napoli, ci scrive il nostro amico, addirittura Bielsa. Giusto per stare quota, quota Champions, media 70-75 punti, bisogna vincerne 7-8. La corsa è sul Milan-Atalanta, ci scrive Carlo. Io dico che a 76 andiamo in Champions, ce lo dirà tra poco anche il direttore Enrico Fedele. Un minuto di pubblicità, arriviamo subito. Fammi salutare Luigi. Sì. Luigi. Lui, ma quanti stai salutando? Perché ci seguono tanti. Tommaso, Luigi, facciamo la trasmissione. No, Tommaso è la storia. Tommy è il bambino. Sì, e poi quell'altro di Luis Alberto, ma pure a lui. Luigi, un abbraccio. Pubblicità, torniamo tra un minuto. Da Euronics Group Tufano fino al 28 marzo c'è il sottocosto. Qualche esempio? Samsung smartphone Galaxy Note 20, tuo a 679 euro. Nilox bicicletta elettrica con pedalata assistita, tua a 349 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Normander LED TV 39 pollici, tuo a 169 euro. Euronics Group Tufano. Ladies and gentlemen, Mister Risparmio Show! Cominciamo con nuove magie. Con dei prezzi così, le magie le fa Mister Risparmio. Ma se il mago non serve, che ci facciamo qua? Sparisce! Info su MrRisparmioShop.it. La zeppola fritta, dolce nato come pastella fritta dal sapore neutro, impreziosita da crema pasticcera e amarene candite. Francesco Di Rosa, dopo studi e ricerche, si è avvalso di sistemi di lavorazione ad hoc e di materie prime selezionate come la farina tipo 1, macinata a pietra dal suo mastro mugnaio, per rendere la sua zeppola più leggera ed alveolata del 50%. Ha scelto i migliori amidi sul mercato per rendere la sua zeppola un prodotto autentico. Pasticceria Francesco Di Rosa, a Giugliano, in Corso Campano 542. Sì, sì, caro Giorgio, grazie. Sì, stavamo già parlando con i nostri amici che è già pronto il nostro prossimo collegamento. Ritorno che siamo in diretta qui a Televomero come ogni giovedì per Tribuna Sport Night, fortunata produzione della nostra emittente Televomero insieme all'ammiraglia dell'infedele con Enrico Fedele, che però il giovedì si trasforma nel suo studio da Enrico Fedele, il direttore. Buonasera Enrico, ben arrivato. Buonasera a voi. Ciao, buonasera, Enrico. Ciao Enrico. Ci ha scritto un nostro amico poco fa, tanto tu ci segui sempre anche prima per entrare nella clima, Carlo, il fatto dei 72-75 punti per arrivare in Champions. Ma io so che tu hai studiato, caro Enrico, hai studiato. Quanti ce ne vogliono? 76, non sapevo, ero preparato perché sapevo ovviamente Enrico. E la cosa mi pare che sia fattibile, nonostante la Roma stasera... Fattibile. E la nostra antagonista non è il Milan, perché su 11 partite il Milan deve fare minimo 20 punti e ha un punto in più del Napoli, come certo, se facesse 77. Bravo. E per gli scontri diretti, e il Milan quindi su 33 punti deve fare 20 punti. Non è che poi non sono pochi, ma non sono tanti. Il Napoli invece su 36 punti ne deve fare 26.
Insomma, non è semplicissimo. Può incidere però per Roma e Milan. La Roma e nella Lazio. L'antagonista è l'Atalanta. È l'Atalanta, è l'avversario che ci hanno detto anche i nostri amici. Anche a 77-78, ma se dovesse arrivare a 76, nello scontro diretto è favorito il Napoli. E siamo in vantaggio. Quanto può, 4-2, quanto può incidere? Non sappiamo cosa farà il Milan, ma quanto può incidere a questo punto? Tu sai che stasera ho avuto un dolore clamoroso con la Dinamo Zagabria che ha eliminato il Tottenham e mi vedrò nei quarti di finale di Europa League la Dinamo Zagabria. Il Granada è una tra Slavia Praga e Rangers. Quanto invece può incidere il fatto che Roma e Milan possano continuare a camminare in Europa League sulla, sul campionato? Questo problema delle coppe è un alibi per chi perde ed è una giustificazione per chi poi trova la scusa che avendo fatto una settimana di lavoro la squadra si esprime meglio. Allora scusate, noi facciamo un campionato idem per andare nelle coppe, poi preghiamo di essere eliminati per fare una settimana di... Allora smettiamola, no, la dobbiamo... Hai ragione. Una squadra che deve andare nelle coppe deve avere la forza, perché più si gioca, qua abbiamo un ottimo giocatore, più uno gioca e più vuole giocare. Quindi questo fatto, io appartengo a una generazione dove si gioca, non c'erano le 5 sostituzioni, ma si giocavano 60 partite minimo all'anno e le giocavano tutti 8, 9, 11esimi. Facevano minimo un tempo e mezzo, 8, 9, 11. Ma l'esempio, Enrico, vado anche da Fabiano, l'esempio ieri è Bayern-Lazio, 4-1 fuori casa. Chi gioca centravanti nel Bayern nella partita con la Lazio? Il signor Lewandowski. No, ma tutti titolari. Cioè non ne saltano nessuna, Enrico, non ne salta nessuna. Allora voglio dirti, Buffon, Thuram, Cannavaro, Dino Baggio, Bogosia, Crespo, Fuser o chi era o chi ci stava qua, e Vanoli 8, 9 di loro giocavano sempre, sempre, sempre. È chiaro? È chiarissimo. Scusami, ti chiede il nostro amico lo Smilzo da Recale che ci segue spesso. Vorrei chiedere al direttore: ma se da qui alla fine il Napoli arriva al terzo posto, se lei terrebbe Gattuso, però senza Bakayoko? No. Ci chiede. No, ma lascia perdere Gattuso. Il Napoli, per anomalia, perde 8 partite e sta in lotta. Il Napoli è il terzo, ha il terzo attacco e la terza difesa. E noi abbiamo ancora oggi l'ardire di giustificare le prestazioni peggiori o questo campionato, che secondo me il Napoli poteva fare molto meglio, non è che si sa che sta facendo, ma quali assenze? Quali? Quelle di Mertens e quelle di Osimhen, che il Napoli ha fatto tra la cooperativa del gol, 40 gol più di Lautaro e di Lukaku insieme. E se avessero giocato questi due, può darsi che Politano non faceva 8 gol, che Insigne non ne faceva 13 e che Lozano non ne faceva 9 e che Zielinski non ne faceva 6, perché hanno creato gli spazi. Oppure mancava Koulibaly è mancato per 4 partite nelle 8 che abbiamo perso, 2 erano in tribuna e 2 erano in panchina. Insigne è mancato a 4 partite, 2 erano in tribuna. Allora, lasciamo perdere. Il Napoli ha giocato sempre con 8-9 giocatori, solamente disposti male. Ma io in questo momento le mie cose già le ho dette. Sì. Ho un solo oggi il mio obiettivo da tifoso del Napoli e da osservatore, da tecnico, da opinionista, da professionista del settore, è quello di parlare di un campionato dove non ci sono alibi per nessuno. È anomalo, 8 sconfitte, il Napoli rischia di farne 9. Speriamo non 10, e nonostante ne fa 10, guarda che io in quel progetto ho messo altre 2 sconfitte. Nella cioè, proiezione dei 76 punti. Con 10 sconfitte, tu hai capito che vai in Coppa dei Campioni? 10 qualche anno fa si retrocedeva. È vero, è vero.
Allora, abbiamo trovato una quadratura, che poi credo sarà la stessa squadra di domenica, finalmente dopo 33-34 partite decidiamo chi è da giocare in porta, decidiamo chi è da fotersi, decidiamo che devono giocare, lasciamo perdere, mo non gioca Mertens, però non ci stiamo così bene, non gioco Osimhen, era meglio Mertens, non gioco Spin, era meglio Meret, non gioco Manolas, era meglio così, smettiamo. Il Napoli ha vissuto un momento di grandissima confusione da parte di tutti. Il Napoli già da dopo Verona ha deciso di cambiare allenatore e l'allenatore ha deciso di cambiare Napoli, anche se fa secondo o terzo, per altri lidi più verso il centro nord andrà, e il Napoli sta tentando a tutti i modi di prendere Sarri, e deve pigliare, tenendo Sarri, 3-4 giocatori, perché poi la conferma di Sarri, a mio giudizio, comporta anche la conferma di Giuntoli. Di Giuntoli, ma tu Enrico hai dato martedì una percentuale che cresce sempre di più su questa 100%. 85%, siamo arrivati all'85%. Però il Napoli, ecco perché, il Napoli se viene Sarri terrà sicuramente due giocatori, uno è Koulibaly e l'altro è Insigne, per due motivi, perché Koulibaly i soldi che vuole De Laurentiis non li piglierà mai e quindi ha un contratto lungo. Con Insigne troveranno un accordo, si deve pigliare un terzino sinistro di esperienza, un regista, un difensore, e secondo me ci vuole l'attaccante. Posso chiudere? Se viene Sarri, sì, per forza. Osimhen la vedi difficile. La vedo dura. Concludo ovviamente questa disamina da parte del direttore confermandovi quello che noi piano piano, sommessamente cominciamo a dire, ma noi siamo concentrati su Roma-Napoli, su quello che sarà la partita troppo importante. Questo è su Gattuso. Oggi Gattuso per 12 partite è il miglior allenatore del mondo. Esatto. Scrolliamoci da addosso tutte le scorie, tutte le critiche. Oggi abbiamo un obiettivo. Ci riusciamo? Bene. Non ci riusciamo? Peccato. Andremo in Europa League. Hai visto oggi che sta succedendo? Se io penso, come tu adesso mi hai ferito, che queste tre squadre stanno dentro, io dico allora no, il Napoli veramente era in uno stato comatoso da parte di tutti, clamoroso. Da Dinamo Zagabria che elimina il Tottenham di Mourinho, però è veramente un colpo al cuore, proprio senza Granada che sta nei quarti di finale. Tu pensi se fanno i quarti di finale Granada e Dinamo Zagabria uno va in semifinale? Ma tu hai capito, Enrico? Voglio finire questo discorso. Molte persone del calcio adesso sai che diranno? Che dico? Tifferai, Nicolandi e Strilloni. E allora che deve dire il Tottenham? Ma mica me ne importa il Tottenham! Noi delle volte facciamo i paragoni dicendo ci lamentiamo noi, e che deve dire la Juve? Ma come ne importa la Juve a me? Hai ragione. Cioè, viviamo sulle disgrazie degli altri, e siccome il calcio è aliquido, vado a Santa Croce, io credo che anche Santa Croce aveva dei riti prima di giocare, come li tenevo io, e quando si perdeva io dicevo sempre che qualche cosa non era andato nell'organizzazione del rito, nell'organizzazione di quello che doveva essere poi un alibi, hai capito? Ognuno ha un alibi. Il Napoli in questo campionato purtroppo non ha alibi. Non ha alibi che mancavano i calciatori, e ti ho detto anche il motivo. Ha purtroppo una responsabilità da parte di tutti, quella dell'enorme confusione che si è creata. Ciò nonostante, ce la giochiamo. Vabbè, concludo dicendo che ovviamente Sarri, che il direttore Enrico Fedele ha dato con una percentuale sempre più alta, 85% e tanta roba, eccetera. Diciamo che per una questione di affetto, perché nel calcio, Fabiano, tu quante volte senti ancora i tuoi ex compagni, allenatori, eccetera. Sì. E diciamo che anche Sarri in questo periodo, oltre alla telefonata che ha fatto con Goulam quando si è fatto male, per sapere come stava, eccetera, ogni tanto si fa una telefonata, si sente con Koulibaly per sapere come sta Koulibaly, come si sente con Insigne.
Che e come sei diventata democristiana? Io? No, una telefonata per sapere Insigne come va in nazionale, come sta la situazione, come si trova. Dico una cosa, se dovesse venire il Sarri non troverà quella squadra, perché quella squadra quella non c'è più. Sarri non deve venire con la mentalità che teneva, noi giochiamo in avanti e non cambiamo e bisogna fare 27 ripetute, 77 allenamenti, perché in questi due anni anche lui ha maturato delle cose e ha ammesso che lui deve adeguarsi ai calciatori, certo con la sua mentalità, ma non deve essere rigido e né arrogante, se no diventa il migliore allenatore fino al sabato e il peggiore la domenica. Grazie direttore Enrico, ci vediamo martedì dopo Roma-Napoli, ovviamente nonostante la sosta l'infedele è sempre presente. Ciao Enrico, grazie, un abbraccio. Fabio, ciao Enrico. E queste grazie Enrico, mo tra poco andremo poi 5 minuti ancora, chiedo alla regia per sbrigare un po' di amici che ci stanno scrivendo. Fa piacere insomma che i rapporti nel calcio si mantengano, cioè che Sarri voglio dire continui a fare una chiacchiera, che ridi Fabiano, scusa, ma perché tu non senti i tuoi amici, gli ex calciatori? Sarri se sente Koulibaly, come va, come stai, come non ci sentiamo da un po' di che tempo, che fai l'anno prossimo, che fai l'anno prossimo, caro capitano Insigne, com'è la situazione, come va, ma il contratto come messo, ma lo rinnovi, insomma Sarri stiamo giocando, non conosciamo i contenuti delle telefonate, ma mi pare normalissimo che a parte il rapporto, hanno condiviso tanto. Io credo che non abbiano mai smesso di sentirsi, però è chiaro che in questo momento ci siano magari dei contatti. Poi non dimentichiamo che il rapporto, se noi diciamo sempre che ma se anche quando stava la Juve chiamava, certo, chiaro, certo, sempre. Però se noi ogni volta apriamo la parentesi e diciamo perché se torna Sarri poi la posizione di Giuntoli deve essere più solida di nuovo perché non prescinde l'uno dall'altro eccetera. Allora quante volte avranno parlato Giuntoli e Sarri nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, negli ultimi 6 mesi? Penso parecchio. E quindi penso che insomma i contatti siano costanti e continui con tutto il mondo Napoli. Poi in questo momento magari vai a fare delle domande un po' più mirate. Sì, Santa Croce ti chiedono, lo chiede, non si firma il nostro amico, non sarebbe meglio che con la Roma Koulibaly e Demme si facessero ammonire in modo che scontrano la diffida, la squalifica con il Crotone? È interessante secondo me, sempre nell'ambito sportivo, però succede, no Fabiano? Che casomai no, sicuramente, se sei diffidato, quando sei in campo due calcoli te li fai. Sarebbe meglio non prenderle mai fino alla fine queste ammunizioni, però sicuramente se le devono prendere, eccole, guardali qua, un sacco di tempo non li vedevo, grazie Ciro, fammi vedere, guarda che bello Aurelio e Maurizio, il comandante e il presidente, guardali un po', che bello, è una foto neanche tanto vecchia, insomma di pochi anni fa, che bello. Grazie ragazzi, grazie in regia, mi avete fatto ricordare una cosa molto interessante, vorrei chiedere al grande Fabiano chi vedrebbe bene come terzino sinistro per l'anno prossimo, ce lo scrive l'amico Antonio. Non saprei, sai chi ci rivedrei bene? Gulam. Fabiano, ce lo auguriamo di cuore. Veramente, sai che cosa? Che ho rivissuto una storia passata mia, quindi infortuni, certo. infortuni, e quando sembrava che stesse ritornando si rifacciamo. È stata proprio una sofferenza, quindi glielo auguro con tutto il cuore di rimettersi. Sai chi prenderei io? Tu? Spinazzola, sta giocando davvero molto subito. Bene. Addirittura la Juve ha posto dei problemi, dei dubbi fisici su Spinazzola. Sì. Francesco da Poggiomarino, buonasera, mi puoi aggiornare sulla situazione Sarri? Te l'ho aggiornato proprio in tempo reale. Tagliafico dell'Ajax, ci scrive l'amico Salvio, potrebbe essere molto forte, è vero, profilo davvero molto interessante. Che a te piace? A me moltissimo, sì, devo dire la verità, io punto molto su questo giocatore dell'Ajax. Però c'è la pronuncia un po' difficile. Sì. Perché non è Tagliafico, ma in Argentina diventa Tagliafico.
Come si dice? Tagliafico. Ma voi. Mandarini. Anna, pensa a Napoli, se si smettere a fare come la pronuncia. E la pronuncia è complicata. Ma dai, chi prenderebbe Mandarini al posto di Fabian Ruiz l'anno prossimo? Ci scrive l'amico Gino da San Giorgio. Attenzione sull'aspetto contrattuale per Fabian Ruiz, sì. Perché è un altro degli elementi su cui dobbiamo. Già dall'anno scorso era in bilico, insomma. A me ha colpito molto Kop Meiners quando l'abbiamo affrontato. Con la Z è un bel centrocampista. Quello è un bel centrocampista. Sì. Non mi dispiace, però poi bisogna sempre vedere l'allenatore. Perché se dovesse tornare Sarri, chiaro che devi andargli a prendere un regista alla Jorginho. Giocatori che vuole lui. Fabiano, invece per te, per il prossimo campionato, in considerazione di cessione di Fabian Ruiz, però mettono anche Koulibaly, con sei allenatori prenderesti Nandez e De Paul per il centrocampo, Romagnoli e Firpo in difesa. Abbiamo vinto gli scudetti, Romagnoli e Firpo in difesa. Vabbè, sicuramente Nandez, sono Nandez, bei nomi. Nandez potrebbe essere l'Allan, secondo te? Sì, ma sì, potrebbe farlo, anche se l'Allan che abbiamo avuto ai livelli di Sarri, Marziano. Ce ne ho visti pochi di giocatori così adesso, così completi. Ai livelli di Ancelotti. Di Ancelotti, l'Allan è vero, che io ho visto nel migliore. Primo semestre di Ancelotti. Sì. Era una roba. No, io non penso di non aver mai visto un giocatore, un centrocampista pazzesco, così completo. Pazzesco. Che rompeva il gioco e dettava i ritmi in attacco. Si mangiò Neymar e con Liverpool fece una partita. Tant'è che poi il PSG arrivò ad offrire quasi 50 milioni di euro. Peccato che è andato via il direttore, ma la giro a Fabiano, questa domanda del nostro amico Giovanni Greco, sempre del gruppo Ricotta Napoletano. I numeri vanno letti, Napoli terzo attacco, dei 50 gol, vorrei ricordare che però 20 sono stati realizzati in 4 partite, no? Crotone, Fiorentina, Roma e Atalanta. Sì, bisogna, diciamo, quelli sono numeri. Perché anche se si vanno a vedere, abbiamo preso la metà dei gol che abbiamo preso, li abbiamo preso per degli errori veramente madornali. Cioè, quindi potenzialmente come difesa poteva essere una difesa ancora a un livello ancora più alto, se non avessimo preso dei gol veramente annata stupidi. Balorda, però il Napoli non ha mai perso di vista il treno Champions, e per questo oggi sei autorizzato a guardare con ottimismo. Assolutamente. Perché il trend si è invertito nonostante 101 tentativi di suicidio. Napoli ha provato a suicidarsi 101 volte. C'ho un messaggio misterioso che però vi leggo. Alessandro da Quarto. Buonasera, qui lo dico e lo confermo: il presidente non manderà mai via Giuntoli, e sapete perché? Io sì. Conservate questa mia previsione e poi mi direte: Alessandro, mo mi fai andare a dormire stasera con sto dubbio, questa cosa di Giuntoli. Gianluca, penso una cosa: che se arriva Sarri con gli stessi giocatori che ha a disposizione Gattuso saranno tutta un'altra storia. Zirischi diventerà un top player, ma già adesso sta facendo bene. Rodrigo dubito, De Paul per Fabian Ruiz, Kop Meiners per Bakayoko, Elmas se lo botta via dentro Nandez e Barak. Caspita, là fai fatica. Tanta roba, il mercato davvero scatenato. Lo sapevo che scatenato sul mercato. Io chiamerei meglio di Bakayoko, e sicuramente Angelo da Frattamaggiore scherza, rimbanga nomi in assoluto. Angelo, ti vogliamo bene. Benzema, Jorginho, Emerson, Palmieri, Spinazzola, scudetto assicurato. Grazie, chi è questo? Benzema, il press diceva che era vecchio, eh? Chi? Benzema, sì, è vero. Successe quel po'. Non lo dire, successe un mezzo inferno, un caso diplomatico. Il caso diplomatico. Benzema giustamente rispose un pizzico piccato. Pizzichino. Attenzione al Milan che sta perdendo col Manchester United 1-0, quindi potrebbe in questo caso essere eliminato l'Europa League. Insomma, andremo a vedere. Peppino da Casoria per Mandarini, Casemiro è quello giusto. Ragazzi, vi devo raccontare un fatto. Sì, ma chi saluti? Casemiro. Non devo salutare nessuno. Vabbè. C'era un dirigente, un vecchio dirigente del Napoli, vecchio ma non troppo, al quale venne fuori la storia di Casemiro. Il Real Madrid offrì Casemiro in prestito al Napoli con diritto di riscatto. Questo dirigente mi disse, io l'ho ascoltato con le mie orecchie perché oggi non ci crederei se me lo raccontassero: ma Casemiro è un mezzo giocatore, punto.
Non dico ma sapevi chi è questo dirigente? No, salutiamo Michele, il nostro amico del mitico Pappagò di via Posillipo, grande Mandarini, grande Fabiano, un abbraccio a tutti voi, una bellissima serata. Lozano sarà il pupillo di Sarri, ci scrive Salvio. Assolutamente sì. Antonio dei quartieri spagnoli, avete visto tutti, il filmato del Boca River, Diego ha soffiato su quella palla, è stato un filmato incredibile, davvero, ma intanto attenzione, di incredibile c'è una persona che ovviamente ci viene a trovare nel finale della nostra trasmissione, dove che noi siamo arrivati ormai quasi esausti, ma lui invece come al solito la sera tardi è pimpante come un fiore, come un giovane virgulto. Saluto e ringrazio il nostro grande Michele Plastino di essere con noi, ciao, un bacio forte Michele, con Fabiano Santacroce, con Mandarini, la tua squadra preferita. Bello come Dylan Dog stasera. Ecco, Dylan Dog, tra gli attori di Santacroce, Dylan Dog di Plastino, siamo veramente alla grande. Spalletti ha già preso a Napoli il contratto di fitto, è stato firmato oggi. Chi sei tu che scrivi una cosa del genere? Ma sai che mi era arrivata sta voce anche pure a te? Cominciano a fermi tutti. Come fermi? Pure a te è arrivata. Michele, ma come tu entri e arriva Gianluca, attenzione a questa, alle voci degli affitti, sai perché? Sì. Perché mi facevo prendere, tra l'altro era un amico, cioè una persona che conoscevo, ma a lui si era fidato di un suo collega. Io uscii anni fa con la notizia Totti a Real Madrid perché ha già affittato la casa a Madrid. Non è mai accaduto, non era mai accaduto. Le fonti sono importanti in questo caso, soprattutto no, per quello che riguarda. Con tutto il rispetto dell'amico che ci ha scritto, che però non si è firmato, quindi voglio dire, io ho letto semplicemente un messaggio. Ma la cosa che Fabiano ha detto mi è arrivata pure a me sta cosa, mi ha lasciato un attimo. No, non dell'affitto, però di Spalletti mi era arrivato. Però, è una voce che è uno strano giro. C'è un giro, però c'è, non un è un giro strano, largo, è un giro stretto, un che giro è la cosa. Strano. Ma che state dicendo? Detta Fabiano, pure a me devo dire che negli ultimi giorni una persona che in qualche modo gravita intorno al mondo del calcio, ha delle amicizie importanti nel calcio, mi ha detto: no, voi perdete il tempo, Spalletti sarà il prossimo. Michele, per favore intervieni, perché questa, voglio dire, mi sa che tra poco qualche cosa verrà fuori sui siti o su qualche Spalletti, e noi come la mettiamo? Vox Populi. No, non l'ho detto prima io, l'ha detto il messaggio, l'ha detto il messaggio. Allora, a parte che io credo che siamo in una fiction, nel senso che ogni settimana ci sarà il seguito con un allenatore diverso, però per quello che riguarda Spalletti, che ho conosciuto, no? Ha lavorato tanti anni a Roma, ed è per carità un ottimo sia allenatore che addestratore, ma in un ambiente come quello di Napoli, soprattutto di comunicazione, dove lui a livello proprio psicologico, ma non è un attacco, anzi posso pure capire, ognuno di noi, no? C'ha dei problemi vari, nel senso che ognuno ha le sue caratteristiche. Lui è uno sempre a caccia di nemici, per cui a Napoli trova un terreno fertilissimo, perché siamo 100.000 a parlare in televisione, in radio e tutto, e diventerebbe una guerra continua. O le vince tutte, o quello che è successo al grande, il nostro sempre povero Gattuso, quest'anno a Napoli lo devi moltiplicare per 10.000 con uno come Spalletti. Registra questa cosa, che se avviene poi te lo ricorderai, guarda che c'è Ciro Varriale che ha registrato, la mette tra virgolette e la conserva in bacheca. Salve, il Napoli non è guarito, non è mai stato malato, il Napoli vince contro chi non lo aggredisce alto, mentre chi aspetta nella propria metà campo, invece il Napoli lo ha sempre battuto. Se arriva Spalletti stacchiamo tutte le TV e seguirò il curling, ci scrive Tony da Udine. Addirittura veramente clamoroso quello che sta succedendo. Salve, cioè, ma è così ragazzi, voglio dire che su Spalletti gli amici di Fabio di Via Chiaia, perché Fabio c'ha tutto una, invece dicono: dove stanno quella che voleva, lo sceicco che voleva comprare il Napoli a Doha? E poi ovviamente ti chiede l'amico Antonio se il Napoli può arrivare in Champions e qual è l'avversario più difficile. Tu hai detto l'Atalanta, no Michele? Sì, continuo a ridire l'Atalanta,
A proposito di sceicchi, quanti sceicchi fa? Perché io ricordo che ancora facevo gol di notte a Napoli quando si parlò del primo sceicco, per cui non so a che cosa si riferisse il nostro telespettatore. Comunque, l'Atalanta, la squadra più difficile da raggiungere. Soprattutto adesso che è stata eliminata in Champions. Gianni da Bacoli, a tutto c'è un limite, non ti posso leggere quello che ha scritto, ma se dovesse venire Spalletti io vado a Roma e alla Filmauro e non ti lascio dato quello che non ti dico abbiamo lanciato proprio, facciamo che scusa però... Gianluca, sì. Vedi che ti ho detto non ci metti, ci mette 30 secondi a trovare i nemici sì, Spalletti, ma proprio in maniera clamorosa voglio dire, sono una notizia immobiliare. È una notizia, è un'agenzia immobiliare che ha dato questa notizia, cioè oggi avrebbe preso addirittura no, ha firmato il contratto, ma non l'ha firmato, ho sbagliato io a leggere, non dovevo, mica l'avresti letto tu, sì sicuramente l'avresti letto anche tu, su questo non c'è dubbio alcuno, se no mica so allievo tuo io, cioè voglio dire, cioè... No, allora chiariamo, tu conosci chi ha scritto questo messaggio? No, non lo conosco, non si è neanche firmato, però c'è il numero di telefono, volendo. Ma è lo stesso di Giuntoli che non andrà via? No, è un altro. È un numero di telefono nuovo, diverso? Sì, assolutamente nuovo. Perché se no è De Laurentiis da un telefono... Chiamalo in diretta, digli... C'ho anche la foto. Non possiamo dare credito a una notizia così, senza firma. C'ho la foto con la giacca, la cravatta. No, non posso fare. Ma dei servizi segreti. Ma non lo so, voglio dire... È vestito come i servizi segreti. Ma non lo so. Provoco io, dico, non ti credo finché non ti firmi, non c'è un punto di riferimento, cioè. I telefoni sono relativi, per cui casomai lo provoco per chiamare, per sapere, sì, sono un'agenzia immobiliare, ho visto il contratto firmato, che diciamo che non è neanche quello la certezza, perché potrebbe essere pure che lui se ne va in pensione a Napoli tutta la vita, certo. Però adesso scherzi a parte. Se è qualcuno che ha una fonte ben precisa ci tanto chiama. Ci sta ascoltando, vediamo se si convince. Gianni da Secondigliano saluta con affetto Spalletti, è buono per il brodo. questi sono i buonasera con i soldi di Koulibaly e Fabian Ruiz, prendiamo Senesi, Locatelli, Emerson, Palmieri, Bogà, con Sarri si vola, Aniello da Cicciano. Ti voglio comunicare Michele che ovviamente la situazione Sarri è andata molto avanti in questa settimana e continua ad andare avanti, abbiamo dato stasera anche, abbiamo raccontato insieme a Fabiano, perché pure Fabiano è a conoscenza con Fabio eccetera, che c'è anche qualche contatto con vecchi amici, Sarri con Insigne, con Koulibaly si stanno sentendo, insomma Michele, qua la situazione sta crescendo sotto questo aspetto. Sono molto curioso di sapere se, ma lui aveva lasciato libera la casa che aveva preso in affitto, perché sì, altrimenti sì, un'altra sì, agenzia ci dovrebbe dire qualcosa. No, l'hanno lasciato libera, l'hanno lasciato lì. Toni da Udine ci ha mandato anche la foto del curling che stanno giocando, che stanno già giocando nel caso dovesse arrivare Spalletti. Siete fantastici. Se Spalletti viene cacciato dopo 2 mesi di campionato, ci scrive il nostro amico. Vedo che c'è una fiducia, mi pare di capire che la piazza apprezzerebbe molto. Veramente clamoroso. Gianluca, se continui così, poi dipende se ti piace o no, ma quello che stai leggendo è il motivo per cui lui viene poi, perché te l'ho detto, trova già un terreno fertilissimo, pieno di nemici e lui sta bene in quello, lui gli piace quello. Quando a un certo punto non ce l'aveva più a Roma, allora decise di prendersela con Totti in modo tale che così tutta la città ce l'aveva contro il fede romanista. Ovviamente sto giocando, però questa sua caccia al nemico... è reale, questo te lo dico per esperienza. Sinceramente al posto di Spalletti prenderei 1000 volte anche Mazzone con la sua mitica corsa sotto la curva. È vero spareggio Champions Roma-Napoli, Michele? La Roma stasera passa il turno con lo Shakhtar, il Milan sta avendo difficoltà, però è vero spareggio, è spareggio Champions. Sì, l'Atalanta è lì e sarà poi l'avversario, però ribadiamo quello che abbiamo detto la settimana scorsa, non perdere con la Roma per il Napoli sarebbe tanta roba. Sì, no, diciamo che è un'altra partita
a bivio, nel senso che se vinci ti lanci ancora di più e tanto mandi in depressione sportiva la Roma, che è una concorrente, ed è anche una concorrente pericolosa, perché l'abbiamo già detto la volta scorsa, insomma io ritengo che abbia una buona guida, al di là delle polemiche che accadono a Roma, che non è solo Napoli che è piena di polemiche, anche Roma con Fonseca, ma intanto bisogna vedere il cammino in Europa, potrebbe esserci una grande sorpresa. La Roma per me è una di quelle squadre che in partite secche, una in due anche adesso, può arrivare fino alla fine, e poi voglio vedere come si mettono i denigratori, se arriva fino alla fine Fonseca. Però la Roma è anche una squadra che quando decide di giocare, gioca bene ed è pericolosa. Però improvvisamente, e Napoli lo sa bene per l'andata, invece ha le amnesie. E quando la Roma ha le amnesie non durano 5 minuti, ma è come se non giocasse la partita. Quindi il Napoli deve anche sperare in questo, cioè di giocare quando la Roma non gioca. Perché quando la Roma gioca è pericolosa, però se non gioca, non gioca. Quindi è successo con Napoli, con la Lazio, anche in altre circostanze. È come se a Palma, cioè in certe partite non entrano in campo. Questo è l'unico vero problema, che allora si può anche ovviamente attribuire a Fonseca, perché è nella concentrazione, nell'approccio alla gara, che termina che va di moda, ma insomma è così, insomma, è quello il problema della Roma. Spalletti speriamo di no, ci scrive Carlo. Buonasera, vorrei cortesemente sapere dal grande Michele Plastino, ma se Sarri viene a Napoli, Osimhen che cosa fa? Carlo da Marano che ci scrive, caro Michele. Questo è un dubbio che si è posto anche Fabiano Santa Croce, devo dirti la verità su questa senso, cosa. Fabiano, in che senso c'è questo dubbio? Perché? Perché sicuramente non mi sembra il giocatore adatto al gioco di Sarri. Quindi un gioco molto tecnico, fatto molto di movimenti precisi, impostati. Osimhen è uno che deve avere campo, che deve andare in giro, lo vedo molto più libero, capito? Invece Sarri l'inchioda molto i giocatori, cioè tu hai quei movimenti e devi fare quei movimenti, perché se no non inneschi tutto il meccanismo che c'è dietro. Centravanti Sarri è un centravanti sempre tecnico, che sa giocare spalla molto alla porta, tecnico, sì, rapido, veloce, sì. Però soprattutto che si gira, no, che fa salire la squadra, che guarda la porta e segna occhi chiusi. E in più c'è anche da dire, è un altro tipo di giocatore a parte quello, ma in più se venisse, nel caso in cui venisse Sarri, cioè non dobbiamo pensare tutti che si ricrea subito, cioè, il gioco, il Napoli dell'Amsic, cioè quella chimica lì è difficilissima, no? E tanto per far capire alle persone che vogliono così tanto Sarri, che poi ci sarà sicuramente, se viene Sarri ci sarà un periodo dove i giocatori devono capire. Fabiano, non è c'era semplice. Jorginho, c'era il miglior Amsic, il miglior Allan, c'era il miglior Mertens, c'era Albiol, c'era un giocatore di testa per giocare, per giocare in quella maniera serve un giocatore di Michele. Testa. No, per carità, allora, intanto mi aveva convinto Fabiano con la sua analisi, mi aveva convinto in pieno, però poi aggiungo, come diceva appunto Fabio, che quello era un Napoli dove l'asse centrale era importantissimo, cioè una guida dietro e un vigile al centrocampo, sì. Quindi cioè, sia Albiol che Jorginho sono due giocatori straordinari, però voglio anche aggiungere che dobbiamo anche allontanarci dal pensiero di Sarri come era nel Napoli, per due motivi. Uno, perché è un po' invecchiato, l'abbiamo visto nella Juventus, che a un certo punto ha cercato di cambiare tante cose, non era fedele al suo schema iniziale. Ma io non lo voglio mai dimenticare, perché lo criticammo molto, Sarri quando era andato a Napoli voleva professare il suo credo, che era il 4-3-1-2, non il 4-3-3. C'è stata una sommossa popolare più De Laurentiis per farlo andare al 4-3-3, perché c'aveva 700 ali fortissime, non si capiva perché doveva privarsene. Per cui, lungi da me l'idea di pensare che il Napoli di Sarri, se ci dovesse essere Sarri, ripropone quella magia. Perché con tutto il rispetto per Sarri, in quella circostanza lui è stato bravo dopo, ma non fu farina del suo sacco. Vero, giusto. Saluti al grande signore Michele Plastino, il bel calcio serve a poco se non ha l'intelligenza di capire l'avversario, ci scrive Sasà da via Epomeo. Sarri deve ringraziare che aveva i migliori giocatori in grande forma nel momento peggiore del campionato italiano. Signori, io vi stimo, siete la mia gioia del giovedì, ma Sarri non viene, anche De Nicola, il dottore l'ha detto, non potrà mai tornare, io credo che sia tutto in alto mare, siete bravi, grazie
per la vostra compagnia. Lo ringraziamo anche noi di cuore. Buonasera, cosa ne pensate come Simeone, Michele, allenatore del Napoli? Calcio diverso da Sarri, che resta il mio preferito, con alcuni acquisti. Toni di Costanzo. Beh, non credo che Simeone, con l'Atletico Madrid che vince la Liga, possa mai venire qua, no Michele? Sì, ma neanche ci farei troppo il tifo io, perché lo vedo molto legato lì, ormai in quell'ambiente, il famoso ciolismo, che significa un po' di cattiveria in campo, sì, ti puoi infiammare per un po', ma non è che come proprio allenatore e addestratore a me personalmente, dico la verità, mi faccia impazzire. Senti, ma era a un certo punto a Roma, c'era stata una piccola voce, che vi risulta a voi di un nuovo, perché ci fu già un tempo, interessamento invece per Inzaghi? Faccio rispondere da Fabio Mandarini del Corriere. Guarda, era un profilo al quale De Laurentiis aveva pensato. Questo. No, diciamo che in questo momento, almeno a me personalmente, questa voce non è arrivata, ma sicuramente è arrivata a te, e quindi sarà veritiera, sarà sacrosanto. Avrà fatto sicuramente anche una valutazione di Inzaghi. Mi piace niente. È arrivata come rumor, per cui gli do la credibilità, così, anche perché c'è prima da risolvere il problema che tra lui e la Lazio, contratto o non contratto, tante cose. Però mi era arrivato questa cosa perché si rifaceva anche a un vecchio interessamento di De Laurentiis. Poi questo è un anno molto particolare, quasi ingiudicabile, Inzaghi, che comunque a Roma indiscutibilmente ha fatto bene, con la Lazio, ci mancherebbe. Lui è uno di quelli che ha, quella serenità, tranquillità, magari apparente, che si mischia bene con l'ambiente, anche di Napoli, al contrario di quello che ho detto per Spalletti. Ma se poi ci fosse il Coupe de Théâtre con conferma di Gattuso, no, è proprio impossibile. No, guarda, premesso il fatto che saluto Salvatore che ci sta scrivendo: ragazzi, ma state mancando di rispetto a Gattuso, parlate di tutti, ma Gattuso è allenatore del Napoli, è molto dispiaciuto di questa cosa, chiediamo scusa Salvatore, ma stiamo ovviamente facendo quello che fanno. Intervenuto in tempo senza sapere, Gianluca. Come sono intervenuto in tempo senza sapere. Non c'erano dubbi, ma ti lascio anche ovviamente, prima di ricordare, a proposito di Roma, Napoli, Milano, Gianni da Bacoli, che ci lascia con la grande battuta. È una battuta che io seguo molto, perché dice spiazze, non si sa mai, spiazze, ma non potrà venire spiazze, per ovviamente l'imitazione di Inzaghi, che tutti i ragazzi fanno, mio figlio compreso, sento parlare gli amici durante la playlist, spiazze, ma non, mi spiazze, fanno l'imitazione di Inzaghi, sono fantastici. Grazie Gianni da Bacoli. Michele, la nostra pillola del giovedì, mi auguro e spero che, come al solito, la nostra terapia ti sia stata gradita, però sarà gradito anche per me ricordare l'appuntamento che tu hai con i tuoi mitici ragazzi del piccolo gruppo, perché ovviamente in questa situazione non possono lasciarti da solo nella maniera più assoluta, né tu puoi lasciare loro. Allora, guarda, questo, come sapete, è ormai il cachet professionale che mi paga Gianluca per la mia prestazione, che non mi sembra neanche molto, molto super, perché sa che mi tocca nel debole. Sì, io a loro voglio molto bene, noi continuiamo a sentirci con questo termine che, se ci pensi bene, è veramente un termine che ti dà l'idea del distacco e anche della tristezza, cioè sentire le persone in remoto, in, no? remoto. Sì. Come una cosa come se non ci fosse quasi più, no? In realtà noi credo che siamo piuttosto uniti, molto uniti, ci stiamo insieme ancora, come se andassimo ogni volta a lezione, e quindi io li saluto caramente, tu mi fai comparire il mio indirizzo, certo, email, e ti ringrazio, perché chiunque voglia inserirsi, e lo ripeto, tutte le lezioni che noi stiamo facendo adesso in remoto, e devo dire, credo, poi lo dovrebbero dire loro, che comunque ci divertiamo molto, sono tutte aggiuntive, non sostitutive, cioè quando potremo rivederci ci rivedremo e cominceremo come da capo. Allora basterà adesso, per chi vuole prendere contatto con me, mettere il proprio nome, il proprio telefono, mandando un'email a Michele Plastino @virgilio.it. E se mi permetti un secondo solo, Gianluca, un saluto, tanto non è che hanno bisogno di pubblicità, posso parlare un attimo di un albergo, solo un attimo? Ma certo, me lo permetti? Poi sei il nostro padrone, vai. Sai perché? Perché mi è arrivata la comunicazione di un caro amico, Antonio, che è il direttore dell'Hotel Terminus, che tutti voi Come conoscete, no? Piazza Garibaldi, alla stazione,
che ovviamente era chiuso e quindi soffrendo tutti per il lavoro e per tante cose, e siccome sono delle persone eccezionali nel nostro rapporto, io faccio lì il corso, no? Dopo che siamo stati insieme, no? in uno studio televisivo, da quel momento lo faccio lì. Mi è arrivato questo messaggio che per me deve essere un augurio di buone speranze, perché ha riaperto l'albergo, cioè non riesco a capire che cosa potrà fare in questo delicato momento, ma io lo apprezzo perché vuol dire che hanno un'attenzione particolare per i loro lavoratori, perché così vanno lì, magari faranno le pulizie, sistemeranno tutto, eccetera, che è una bella cosa umana. È vero. Questo ci teneva a sottolineare. Concordo, sì, mi fanno segno che abbiamo soltanto 2 minuti e ne approfitto per salutare Michele Plastino, per abbracciarlo forte, poi ci sentiamo casomai ovviamente nella prossima puntata, post Roma Napoli, pre Juve Napoli, c'è la sosta per la nazionale, sempre una gioia e un piacere averti. E ci scrive il nostro amico, ringraziamo Gattuso a fine stagione, sempre Salvatore, ma se io fossi il presidente prenderei appunto Simone Inzaghi. E basta, non parlare più di altri grandi allenatori. Michele, un abbraccio forte, sempre grazie. Io ringrazio voi, un abbraccione a te, al grande Santa Croce, a Fabietto e a tutto lo staff tuo che lavora dietro le quinte come sempre. Grazie ragazzi. Ciao amici. Staff eccezionale, impagabile, irripetibile, insostituibile. Noi siamo in conclusione, giusto Giorgio? Abbiamo soltanto 1 minuto per salutare ancora un po' di amici. Come va a finire Roma-Napoli, Fabiano? Fammi sentire. Si vince. Quindi approfittare del momento. Per forza. Attenzione perché Milan potrebbe uscire dall'Europa League pochi minuti al termine. Ricordo che la trasmissione ovviamente più tardi andrà in replica anche domani. Questo significherebbe perdere una squadra in Europa League, ma il Milan acquisirebbe ovviamente, vediamo ancora, manca qualche minuto, in campionato potrebbe poi procedere fino alla fine. Sei fiducioso per la Roma? Sì. Novità quindi di formazione, Manolas secondo titolare. Me Manolas. Ospina confermato. Sì. Usai a destra. Al posto di Di Lorenzo, squalificato, Mario Rui. A sinistra. Demme Fabian, Politano, Zielinski, Insigne. Dubbio. Tu metti dubbio, ha detto Osimhen, io dico no, Mertens. Vediamo chi ha ragione. Non ho detto Osimhen, cioè, ho detto che questa volta magari ci può ragionare seriamente perché sta veramente crescendo in condizioni. Però io mi affido alla tua esperienza. Io mi affido a Fabiano, Mertens? Parte. Io mi affiderei a Mertens. Parte Mertens e poi vediamo che cosa succede. Amici, vi abbraccio, vi ringrazio come al solito di cuore per la vostra fedeltà d'ascolto. Ci sentiamo per Televomero martedì prossimo con l'Infedele, subito dopo Roma-Napoli. Noi ci vediamo giovedì per Tribuna Sport Night. Saluto come al solito Giulio Tammaro per ringraziare tutti gli amici dello staff tecnico di Televomero, ringraziato anche dall'ottimo grande nostro amico Michele Plastino. E ci sentiamo presto, vi raccomando, vediamo che cosa succede. Non perdere a Roma sarebbe fondamentale per la corsa Champions. Grazie a tutti ragazzi, un abbraccio.